Sono Augusto Sciarra, vi parlo dal Palazzo dello Sport di San Siro. L'avvenimento principale di questa settimana, come già annunciato, è senza dubbio il tour che Frank Zappa con il suo gruppo inizia questa sera appunto a Milano al Palazzo dello Sport di San Siro davanti a 10.000 persone circa. Due brevi parole su Zappa, ricercatore e provocatore, interprete dei problemi che toccano da vicino le platee. Frank Zappa appare questa sera al Palazzo dello Sport con la sua personalità carismatica e le sue musiche personalissime. Qualche curiosità dal punto di vista tecnico: 25.000 watt di amplificazione, 300 fari. Passo alla formazione che accompagna Zappa in questo inizio di tournée, poi vi dirò anche le date. Ike Willis alla chitarra solista, Ray White alla chitarra, Bob Martin tastiere, Alan Sedov tastiere e danze esotiche, Scott Huns al basso e Chad Wegerman alla batteria. Ancora qualche piccola curiosità prima di passare direttamente alla musica. C'è da dire che Francis Zappa Junior è nato da genitori greco-siciliani il 21 dicembre 1940 a Baltimora. Agli inizi della sua carriera ha composto delle colonne sonore per il film The World's Greatest Sinner e per un film western Run Home Slow. Gli altri suoi film sono 200 Model e Baby Snake. Comunque questo è per il momento alcune curiosità. Ecco, vi ricordo prima di passare alla musica le date, gli altri appuntamenti della tournée di Zappa. Suonerà il 10 a Bologna, il 12 a Viareggio, il 13 a Padova e il 14, 15 e 16 a Roma. Una curiosità: per ogni concerto, visto che Zappa pretende la massima preparazione dai suoi musicisti, egli ha preparato ben 120 pezzi, quindi ogni concerto sarà diverso dall'altro. Per il momento cediamo, allora entriamo nel vivo del concerto. Per voi che ci seguite su Rai Stereo 1, Frank Zappa da Milano per questo inizio di tournée. We'll be right back.
bondage boy. Oh yeah, oh yeah, oh. Howling over to some ad-articulated moon. Bene, siete sempre all'ascolto del concerto di Frank Zappa, che questa sera, un ricordo per tutti coloro che si fossero sintonizzati solo in questo momento sulle stazioni di Rai Stereo 1, si esibisce a Milano al Palazzo dello Sport di San Siro per questa prima tappa della tournée italiana. Ancora qualche, prima di ridare la linea a Roma, vorrei ricordare ancora qualche curiosità, alcune delle principali collaborazioni di Frank Zappa per gli appassionati di quest'artista. Ha lavorato con Captain Beefheart, con il soprano Nancy Walker, con Don Preston, Lowell George, Don Sugar Ken Harris e tra gli altri grandi George Duke, che molti di voi ricorderanno a fianco di Stanley Clarke, Ainsley Dunbar, Charlotte Bondy e tanti tanti altri. Questo è Frank Zappa da Milano per questa prima data, vi ridò la linea a Roma. Prima però vorrei ricordare coloro che ci hanno permesso e ci stanno permettendo questi collegamenti, cioè l'equipe Rai di Milano, Marco Galli, Francesco Bellofiore, Maddalena Novati e Giuseppe Della Ragione. Con questo è tutto e vi ridò la linea a Roma. Questo è il concerto di Frank Zappa. Ciao Carlo, come sentite questa è la musica che arriva in diretta dal vivo da Milano per questa prima tappa, come già annunciato, della tournée italiana di Frank Zappa. Non so chi ci ha seguito già nel precedente collegamento, proseguirò prima di passare alla musica, è una breve intervista con un personaggio che è accanto più vicino a me, con qualche curiosità che riguarda questo personaggio singolare, Frank Zappa. Sempre agli inizi, c'è da dire, della sua carriera, in un periodo di crisi economica, Frank venne trascinato in una registrazione porno. Gli risultarono 10 giorni di prigione e 3 anni di libertà vigilata in cui non poteva frequentare donne sposate al di sotto dei 21 anni. Altra curiosità, nel maggio del 71 ha suonato in una delle serate di chiusura del Fillmore East, uno dei tempi della musica americana, apparendo sul palco insieme a John Lennon e Yoko Ono. Ha 4 figli, con dei nomi veramente stravaganti, sono Moon Unite, Dewey Zile, che tra l'altro è anche un chitarrista che ha messo su un gruppo che si chiama Fred Zeppelin. Gli altri figli sono Ahmet Roden e Diva Tin Muffin Pigene, che significa diva piccola tartina. Ha cominciato ad ascoltare musica all'età di 15 anni e il primo genere che l'ha colpito è stata la musica araba. Queste erano alcune curiosità che riguardano questo personaggio singolare che, ricordo, si esibirà in Italia a partire da questa sera, appunto, con questo concerto di Milano, il 10 a Bologna, il 12 a Viareggio, il 13 a Padova e il 14, 15 e 16 a Roma. Ma passo rapidamente al personaggio che è accanto a me, l'inviato di Repubblica Gino Castaldo, che gli amici della radio senz'altro ricorderanno per alcune passate trasmissioni gloriose. Gino, un parere a caldo su questo concerto di Frank Zappa? A caldo, a caldissimo, perché qui fa molto caldo in effetti. Comunque Zappa è sicuramente per tutti noi un po' una specie di grande vecchio della musica, e credo che con questo sentimento lo veniamo ad ascoltare. È uno che ci ha insegnato l'ironia distruttiva contro tutto e tutti, ci ha insegnato a poter non rispettare nulla, nel senso delle istituzioni, compresa quella della musica soprattutto, ci ha insegnato come la musica può essere una fornace di invenzioni continua. È ovvio che oggi non è più quello di una volta, il suo è più un concerto tradizionale, una volta non faceva concerti di questo tipo, ma rimane sempre il suo spirito, sempre quello, rimane il grande vecchio che comunque ha ispirato almeno 20 anni di musica rock. Grazie, ringraziamo Gino Castaldo per questo breve intervento e possiamo entrare nuovamente nel mezzo di questo concerto dal vivo che vi sta offrendo Rai Stereo 1, Frank Zappa da Milano. Mosquitoes. I'm crying. I'm crying. Crying for Charlena. Can't you see?
call my service, we'll have lunch. Where's she done went? But nobody around here seems to know where my Charlene has been. Sempre Augusto Sciarra da Milano per questo concerto dal vivo di Frank Zappa. Ancora qualche curiosità sulle note che vi stanno arrivando in diretta dal Palazzo dello Sport di San Siro. Per tutti gli appassionati e non di questo personaggio vorrei dirvi qual è la giornata tipo di Zappa: si alza verso le 3 del pomeriggio, mangia un piatto di cereali, prende una tazza di caffè e si mette a lavorare fino alle 7-8 del mattino. Non esce quasi mai di casa, non vede nessuno, non va a nessun party, non ha hobby e non fa sport. Di tanto in tanto guarda un film alla TV oppure ascolta musica, per lo più vecchi 45 giri di rhythm and blues o musica classica. Si concede una pausa sul lavoro solo per mangiare o andare al bagno. Tra le uniche persone che vanno a trovarlo ci sono il suo tecnico, la sua segretaria, il manager e i musicisti del gruppo. Questa era una piccola curiosità. Augusto, mi senti tu? Sì. Vorrei anche dirti, dire ancora qualcosa riguardo a quello che è il suo rapporto. Sì, Carlo? Sì, mi senti, Augusto? Ah, sì, dimmi. Ecco, no, volevo... Scusami, ma come puoi sentire, la musica è meravigliosa. Allora ti lascio andare. Comunque, volevi dirmi qualche cosa? No, volevo soltanto sapere dell'affluenza del pubblico a San Siro. Ecco, veramente ci si aspettava una maggiore affluenza. Comunque ci sono circa 10.000 persone, quindi direi un pubblico abbastanza nutrito per un artista che tutto sommato non è estremamente commerciale. Certo non di grosso consumo. Comunque dalle note che vi arrivano potete capire la bravura e veramente la versatilità di questo personaggio. Grazie. Non lo possiamo a te. Chiamare certo un musicista rock, un musicista che ha spaziato in tutti i rami della musica, del jazz, del rock e della musica contemporanea. Benissimo Augusto, allora senti. Qui vi rimanderei ancora un po' di note e poi ci risentiamo poi. Certo. Per la finale proprio di Super Stereo 1, per la fine, gli ultimi 5 minuti, così termineremo proprio con Frank Zappa da Milano. Benissimo, allora io vi do ancora un po' di note e quando volete potete riprendere la linea. D'accordo. Ancora Zappa dal vivo da Milano su Rai Stereo 1.
22, 10 minuti primi, un secondo. Questo è il collegamento in diretta da Milano con il concerto di Frank Zappa. Sono soltanto degli assaggi per voi, Frank Zappa, per voi che siete qui a Roma e per tutti gli altri che vorranno seguire Frank Zappa. Naturalmente le tappe sono notevoli e quindi avrete la possibilità di seguirlo praticamente in quasi tutta Italia. Questo era un brano dal suo concerto che si sta tenendo a Milano con il nostro inviato Augusto Sciarra. Ritorneremo a parlare con Milano verso le 22:25 proprio in chiusura di Super Stereo 1. Siamo in causa per l'ultimo collegamento di questa sera, proprio Augusto Sciarra che è lì al San Siro per il concerto di Frank Zappa. Augusto, come vanno allora le cose per questo collegamento finale? Grazie Carlo, siamo sempre in diretta, lo ricordo, dal Palazzo dello Sport di San Siro di Milano per questa sensazionale prima del concerto, questa sensazionale prima della tournée europea di Frank Zappa. E per tutti gli appassionati e non che ci seguono, ancora qualche curiosità prima delle ultime note che vi arrivano in, ricordo, in diretta qui da Rai Stereo 1 e da Milano. Totalmente autosufficiente, Zappa non rispetta alcun tipo di istituzione dal punto di vista musicale, è tanto metodico e preciso quanto prolifico, condanna tutte le forme di fuga dalla realtà come ad esempio la droga. Recentemente, questa è un'altra curiosità, ha lavorato su delle musiche di un omonimo, Francesco Zappa, un compositore del Settecento, guarda caso di Milano, contemporaneo di Mozart. Ancora una curiosità, Zappa e l'amore, il suo rapporto con l'amore, che lui canta anche nelle canzoni, ha scelto di non scrivere, dice lui, canzoni d'amore perché crede di non essere autorizzato a farlo. Infatti non si è mai imbattuto in nessuno che sapesse cosa sia l'amore. È sposato da circa 16 anni e sua moglie e lui sono ottimi amici, hanno 4 figli, ma fa di tutto per non tirare fuori la parola amore. Ecco, vorrei ricordare ancora qualche le date, gli altri appuntamenti di questa tournée europea. Il 10 suonerà a Bologna, il 12 a Viareggio, il 13 a Padova, il 14, 15 e 16 a Roma. Ecco, e prima di tornare alla musica, in diretta qui, te lo ricordo ancora, dal Palazzo dello Sport di San Siro di Milano, vorrei ringraziare ancora una volta tutti i colleghi della RAI di Milano che ci hanno permesso questo collegamento. Marco Galli, Francesco Bellofiore, Maddalena Novati e Giuseppe Della Ragione. E via, rientriamo da vivo con la musica di Frank Zappa, da RAI Stereo 1. In diretta per concludere questa serie di collegamenti dal Palazzo dello Sport di San Siro per questo primo concerto della tournée, attesissima tournée italiana di Frank Zappa. Con questo è tutto da Milano, Augusto Sciarra ridà la linea a Carlo Mancini e appuntamento delle altre tappe della tournée di Frank Zappa. A tutti un buon proseguimento d'ascolto con Rai Stereo 1. Ciao. Grazie Augusto Sciarra dal Palasport di San Siro in Milano per questo ultimo collegamento con Frank Zappa e con il suo fantastico concerto. Abbiamo ascoltato degli stralci di queste cose.
first song is called Zoop Allures. Thank you.
Chad Wackerman. Mr. Pitiful. Otherwise known as Scott Tunis. But really, Mr. Pitiful. Alan Zavod. Bobby Martin. Mike Willis. Trouble every day. There's no way to delay that trouble coming every day.
just like the light of day.
watch it rip, and I wish you was in hell. I'm coming hot, baby, at the Free Hotel.
sucker, be the responsible party for the equipment of the original potion. And through the magic of stagecraft, we be able to see him at wet. This is health food. Not in his secret identity as the evil brain. He about to whip up some extreme potion that done make up to Brown 25 and other kind of diseases and be coming to your household area. It be a household way right now. Can't you see? Where I can tell. Oh, smell how you look at it. There's a voice of a potato in it. Whatchamacallit? Who does not wish me well? His clothes are quite stupid, and also his shoes. You have it too correct. He's got a big old duck mouth. Thank you.
Thank you. Hey there, well, I'm bobbing around. Say I'm the coolest boy in town. I'm always fast, I'm deep in sand. Tell all the girls they can kiss my hand. Well, I am at a famous school. I'm prison charm, I'm acting cool. I got a cheerleader here, wants to help with my paper. Slobber on the side of your mouth.
of Brown 25 from the Uranus Corporation again. My honey, hey, baby, don't you want a man like me? My honey, hey, baby, don't you want a man like me? But the big boy type, he spoke in my his favorite phrase was out of sight. He had an Irish setter. I went to single bar till the night the moon was in. The band was tied. Sport was hot in the winter. He scores! He was really impressed and was quick to suggest that he score with a shot. Had to be about the best as he jabbed his elbow in her. You think you got it?
Nurse!
like a Johnny in the bush. But I swear to God, like a Johnny in the bush. I never smelled nothing like that before in my life. And there we've been all this love. She said, Thank you.
Todd Wagerman, Scott Tunis, Alan Zavad, Bobby Martin, Ike Willis. Thanks for coming to the show. Good night. Every time you and I meet.
Yeah.
is that anyway? Don't you know you make more money as a medic? Oh, don't you waste your time on me. How would you like to be tied to the whipping post?